Vittoria importante del Manchester United che tra le mura amiche di Old Trafford non ha grossi problemi a regolare lo Swansea. Dopo 20 minuti infatti i Red Devils hanno già deciso la gara, con Lukaku al quinto minuto e Sanchez al ventesimo minuto a respingere così l'assalto del Liverpool, vittorioso in rimonta sul campo del Crystal Palace nell'Anfield match 1-2, gol di Mané e del solito Salah, che eguaglia così il record di gol segnati da un giocatore africano in Premier League in una sola stagione, record che era di Drogba nella stagione 2009-10 con 29 gol. Manchester United che vola così a 68 minuti punti, 2 in più dei Reds a quota 66 e per giunta con una partita in più rispetto alla squadra di Mourinho. Manchester United e Romelu Lukaku celebrates scoring their first goal Reuters. Le altre tante partite importanti però alle ore 16, soprattutto in zona salvezza. Con due scontri diretti che erano davvero chiave in una zona relegation che continua a coinvolgere tante squadre. Partiamo dal West Ham di Moyes che si è imposto 3-0 in casa contro il Southampton, guidato dagli ex interisti. João Mário ad aprire le marcature, poi doppietta di Arnautovic uscito tra gli applausi dello Stadio Olimpico di Londra. Benissimo anche il Newcastle di Rafa Benitez che vince lo scontro diretto con Huddersfield Town grazie a un gol a 10 minuti dalla fine di Ayoze Perez. Rischia di inguaiarsi così il Brighton, che cade tra le mura amiche per mano dell'Leicester subendo anche qui due gol nel finale, prima Iborra e poi Vardy puniscono i Seagulls, che restano così a quota 35 in un gruppone di 6 squadre in 5 punti. Saluta invece la Premier League, praticamente, il WBA che perde in casa anche col Burnley, 1-2, ed è ora a 10 punti dalla quota salvezza con solo 6 partite rimaste da giocare.